Ma ne potremmo avere anche 17.000, nel senso che questi sono tre metodi per calcolare, per determinare i parametri, ma ve ne potrei aver insegnato almeno un altro paio di, che sono correntemente usati. Ma noi ci limitiamo a tre. Abbiamo tre copie dei parametri, dobbiamo scegliere qual è la coppia migliore di parametri, qual è la curva che interpola meglio i nostri parametri. Per esempio, per i dati che voi avete visto prima, il primo 30 è il valore di A nel caso del metodo dei momenti. Il secondo numero è il B, il terzo numero è sempre l'A nel metodo della massima verosimiglianza, il quarto numero è il B della massima verosimiglianza, il quinto numero l'A della minimi quadrati e 8.9 il numero relativo a B ottenuto con i minimi quadrati. Vedete che sono numeri simili e questo ci conforta, ma diversi tra di loro. Il test di Pearson è un test non parametrico che consiste nell'eseguire queste operazioni. Noi abbiamo intanto, siccome abbiamo almeno una coppia di parametri, no? Una coppia di parametri, noi possiamo tracciare la curva di Gumbel. Cioè, sostituiamo da e di i valori che abbiamo ottenuto, per esempio in questo caso con il metodo dei minimi quadrati, e ottengo quella curva che vedete segnata in rosso. Questa curva è una curva invertibile. La probabilità, per sua definizione, è una funzione non decrescente, che generalmente è anche proprio crescente, è una corrispondenza one to one tra i valori e le probabilità. Quindi io per esempio posso suddividere lo spazio delle probabilità tra 0 e 1 in un determinato numero di intervalli. Per esempio qui ho scelto 5 intervalli. Quello che faccio è inverto la curva ed ottengo in funzione di questi 5 intervalli, di questi 5 quantili 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, ottengo i valori corrispondenti delle ascisse, che evidentemente saranno il valore che non è superato dal 20% dei dati, il valore che non è superato dal 40% dei dati e così via. E quindi l'intervallo delle altezze di precipitazione o delle misure, se volete, risulta suddiviso in 5 parti che sono diseguali perché la distribuzione degli intervalli è regolata dalla curva di distribuzione rossa. In ciascuno di questi intervalli che cosa posso fare? Posso andare a misurare quanti punti ho, che sono i pallini che vedete disegnati. Nel primo intervallo 7 valori, nel secondo intervallo 7 valori, nel terzo intervallo 9 valori, nel quarto intervallo dannazione 13 valori e nel quinto intervallo 7 valori. Quanti valori mi sarei aspettato per ciascuno degli intervalli? Vediamo se qualcuno di voi, se vi dico che il numero totale di dati è 50. Perché corretto 10? Non lo so. Perché 10? Esatto, perché ho suddiviso lo spazio delle probabilità in 5 parti uguali. Quindi ciascun intervallo è equiprobabile e la probabilità di ciascun intervallo è 0,2. Se moltiplico 0,2 per il numero di dati, ottengo 10, che è il numero di valori che inserirei il primo. Che avrei detto, sì. Adesso non devo ingarbugliarmi sui condizionali, ma che attendo nel ciascun intervallo. La formula
che allora io vado a implementare questa, è molto più complicata da scrivere che da fare quasi. Allora vado a calcolare la differenza fra il numero nj di valori attesi per ciascun intervallo, ho 5 intervalli, j che va da 1 a k, e k in questo caso uguale a 5. N con j è il numero di valori che ho in ciascun intervallo, quindi in realtà nel nostro caso è sempre 10. Poi tutta l'altra formula che coinvolge le probabilità è, devo andare a calcolare la probabilità che cosa compresa in ciascun intervallo, quindi la probabilità tra hj più 1 e hj, l'intervallo jesimo, il primo intervallo, che è la probabilità del secondo, del primo intervallo meno l'intervallo 0, del terzo intervallo meno il secondo, perché naturalmente a me interessa solo quello che sta in un intervallo, non quello che sta dal valore hj di 1 fino a 0, quindi devo fare questa differenza. La differenza la moltiplico per il numero totale di dati che ho, 1 su n, e calcolo, faccio il quadrato perché la differenza può essere sia positiva che negativa. Per esempio, in alcuni casi avevo 7 pallini e 10 me ne attendevo, in altri casi avevo 13 pallini e 10 me ne attendevo, e questo è inevitabile se io per il modo in cui è costruita la cosa. Qui sotto lo rimetto di nuovo il numero di valori che io ho atteso. Ho messo tutto sotto il segno della sommatoria perché non è affatto scontato che io debba equipartire lo spazio delle probabilità. Potrei scegliere anche una regola diversa. Quindi in questo caso il valore atteso sarebbe funzione dell'intervallo. Può essere. Poi ci sono quelle due definizioni che servono per sistemare gli intervalli a zero infinito, quindi è molto complicato da scrivere, ma in realtà questa quantità da noi è 0,2, n è 50, k uguale a 5, quindi la nostra formula che qui ho chiamato x quadro è nj meno 0,2n al quadrato per 1 diviso 0,2 su n. Una formula molto semplice. Il test di Pearson nella sostanza consiste nel calcolare questo x quadro per ognuna delle coppie di parametri che io ho ottenuto, quindi per ognuna delle curve di Gumbel che io ho ottenuto con il metodo dei momenti venendo i quadrati della massima verosimiglianza. È ovvio che la curva che meglio interpola i dati da questo punto di vista è quella che restituisce l'x quadro più piccolo, e quindi tengo quella, ripeto le operazioni, che cosa? Per tutte e tre le durate, però in realtà devo, cioè no, non per tutte e tre le durate, per tutti e tre i metodi, e tutta l'operazione complessiva la devo ripetere per tutte le durate. Cioè quello che io vi ho spiegato in questa seconda ora lo dovete ripetere su tutte le durate, quindi un'ora, due ore, tre ore, sei ore, 12 ore. Fortunatamente poi quando noi lo andremo a fare al computer c'è un metodo in cui si fanno in alcuni casi tutte le durate in un colpo solo, e vedo dei sorrisi che si stagliano sulle vostre facce e sono contenti. A quel punto ottengo queste curve che sono la mia selezione, ed è questo è il test di Pearson.